pari e patta tra Alma Juventus Fano e Paganese qui al Mancini, un'Alma arrabbiacciatissima senza Piccoli, Capi, Noviello e Colombaretti squalificato, con Misin e Bartolini in panchina. Sfodra una grande prestazione, ma non basta per battere la corazzata Paganese, scesa al Mancini con i favori del pronostico e con nomi alti e sonanti. 4-4-2 speculari per entrambe le formazioni, Forabosco schierato sulla corsia esterna di destra. Subito la cronaca, ottavo Luca Orlando per la Paganese, impegna Beni in corner anche oggi. Beni risulterà tra i migliori in campo. Undicesimo Morante prova a sorprendere Petrocco che si salva in corner. Dodicesimo insiste l'Alma con Marold, contropiede e batte però fuori di poco, c'era Rapparo libero sulla sinistra, occasione mancata per il Fano. Minuto 17, Forabosco sbaglia l'appoggio e Tricarico se ne va, palla buona per il mediano azzurro stellato, ma il tiro è scarico, palla oltre il fondo. Al 38esimo c'è il vantaggio della Paganese con Fabio Orlando che sotto misura supera bene, proteste Granata per un presunto blocco a centro aria. 40esimo l'Alma avrebbe subito la palla per il pareggio, Forabosco va via sulla destra, Marolda non riesce nel tap-in sotto misura. 44esimo insiste l'Alma con Antonioli che dalla destra imbecca Marolda, tiro fuori. Tutto qui il primo tempo con la Paganese in vantaggio, ma l'Alma non sfigura affatto. Nel secondo c'è un vero e proprio assedio della formazione di mister Baldassarri. Al quarto Forabosco va via in azione personale, il tiro è alto, non male comunque la prova del furetto anconetano. Al 17esimo c'è il gol meritatissimo, angolo dalla destra, sbuca Cossu e la curva va in bisibiglio, non basta. Petrocco che deve raccogliere il pallone in fondo al sacco, insiste l'Alma, da questo momento in poi è un monologo verso la porta difesa da Petrocco. 19esimo Muratori al posto di Forabosco, risulterà la pedina in più del bravo mister Baldassarri, il tiro dal limite dell'attaccante ex Gallo col Bordolo, la palla non inquadra la porta. 26esimo Marolda serve Muratori che spreca una grande occasione, il piattone di sinistro appena alto. 29esimo Zebi di controbalzo, palla alta non di molto, c'è solo il Fano, angolo di Zebi, testa di Rapparo, traversa piena. Al 33esimo intermezzo Campano con Siciliano che dalla distanza fa partire una scheggia, palla alta sopra la traversa. 36esimo Paganese vicinissima al vantaggio con un colpo di testa dell'esperto Fava, Beni e scivola, ma è davvero grande il portiere San Benedettese. 39esimo grande Muratori che spara in porta dopo un bel 1-2 con Marol, tiro deviato dando anche l'illusione del gol. Al 44esimo Fusco si becca due gialli nel giro di 3 minuti e nella seconda meta deve lasciare la sua squadra in 10 uomini. 46esimo lungo lancio dalle retrovie per Antonioli che rimette da destra, c'è il mano di Pepi, il direttore di gara si mette una mano sulla coscienza e concede il rigore. Bartolini si fa respingere il tiro da Petrocco, finisce così. Il Fano ha certamente qualcosa in più da recriminare, ma davvero grande è stata la prova della formazione di Baldassarri, soprattutto con un secondo tempo davvero decoroso.